Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Beta FPV Twig 2021, microdrone FPV da 3 pollici. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il nostro drone, due set di eliche e il joystick per regolare le impostazioni della videocamera come luminosità, contrasto, saturazione, eccetera. Per quanto riguarda le eliche, i due set sono entrambi dei 35-20 che garantiscono una buona autonomia e tempi di volo. Il primo set è specifico per i motori del Twig, il secondo è per motori con albero da 5 mm. Grazie a questo adattatore però possiamo usare queste eliche anche sul Twig. Passando alla ricevente, il Beta FPV Twig 2021 viene venduto con diverse opzioni. Possiamo scegliere FRSKY LBT, FRSKY FCC, Crossfire Nano oppure senza ricevente. Io ho scelto la versione FRSKY FCC. Come possiamo intravedere, il modello nello specifico viene venduto con un FRSKY XM Plus. Se anche voi avete scelto questa versione, fate attenzione alle antenne perché sono posizionate in un modo che non va assolutamente bene. La parte esposta dell'antenna è a contatto con il carbonio e non è nemmeno fissata bene. Con le antenne in questo modo non è proprio il caso di volare. Quindi per prima cosa vediamo di sistemarle meglio. Ci serviranno due fascette e due termorestringenti. Iniziamo mettendo le fascette perpendicolari ai braccetti posteriori in modo da creare una V. Come vedete le ho fatte passare sotto i cavi motore. Ora metto l'antenna sopra e taglio la fascetta in modo da coprire l'intera lunghezza dell'antenna. Per finire metto il termo e lo scaldo. Perfetto, ora le antenne sono sistemate a dovere e il modello riuscirà a coprire il suo range ottimale. A questo punto analizziamo nel dettaglio questo micro Beta FPV. I motori sono dei Beta FPV 1404 da 3600 kW, dovremo usare quindi batteria 4 celle. Beta FPV propone delle LiPo da 850 mAh, che dovrebbero essere un buon compromesso tra tempi di volo e prestazioni. Per tempi di volo più lunghi però potete valutare il LiPo con capacità maggiore, come ad esempio delle 1000 mAh. Lo spessore dell'albero motore è di 1,5 mm. Per quanto riguarda il telaio, abbiamo un monoplate in fibra di carbonio con interasse di 140 mm. Come notiamo, tutti gli angoli sono smussati, questo indica una buona tensione nella scelta del frame. Lo spessore è di 3,2 mm. Il peso è un po' meno di 100 grammi. Ora smonto il modello e analizziamo tutte le parti. Per quanto riguarda la canopy, è in plastica dura e mi sembra di buona qualità. Certo un urto potrebbe spaccarla, tuttavia Beta FPV ha rilasciato i file STL, quindi potete rifarvela in TPU senza troppi problemi. Nel caso vi dovesse servire vi lascio il link alla canopy in descrizione, io l'ho stampata e devo dire che è proprio come l'originale. Passando alla VTX abbiamo una M02 analogica che ci mette a disposizione un massimo di 350 mW, se vi serve potete scalare la potenza a 200, 100 o 25 mW. I canali sono 40 divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. L'antenna della M02 è una Beta FPV Air RHCP, il connettore è un IPEX. La videocamera FPV è una Cadix Rattle 2, quindi possiamo dire che questo modello monta una cam di fascia medio-alta. Nei primi voli di test che ho fatto si è comportata piuttosto bene, sia nei cambi di luce che come qualità dell'immagine, quindi devo dire di essere rimasto molto soddisfatto da questa videocamera. Per quanto riguarda le specifiche, abbiamo un sensore da 1 su 1.8. La risoluzione è da 1200 TVL. La lente è da 2.1 mm con un FOV di 165 gradi. Possiamo scegliere il rapporto tra 4 terzi e 16 noni direttamente dalle impostazioni della videocamera. Così come possiamo scegliere il sistema tra PAL ed NTSC sempre dalle impostazioni della videocamera. L'alimentazione supportata è compresa tra 5 e 40 V, in questo micro è alimentata a 5 V. Passando al flight controller abbiamo un Beta FPV Toothpick IOV3, si tratta della più recente IO che Beta FPV usa per i suoi modelli.
Parliamo di una scheda da 26x26 mm che integra ESC ed FC tutto in uno. Per quanto riguarda la parte flight controller, abbiamo una CPU F4 e giroscopio M+6000. Qui abbiamo il tasto boot per l'aggiornamento firmware, anche se non sempre è necessario premerlo. Il target di questa scheda è BetFPV F411. La scheda dispone di una memoria flash da 8 MB per registrare i log della black box. Come sempre abbiamo il chip dell'OSD per visualizzare a schermo i dati della telemetria come RSSI, carica della batteria, timer di volo, eccetera. La scheda supporta l'IPO da 2 a 4 celle e come vediamo il connettore è un XT30. Alla base è già collegato un condensatore per proteggere l'elettronica da eventuali picchi di tensione e avere un segnale video leggermente più pulito. Per quanto riguarda la parte degli ESC, abbiamo dei BLLS da 20A con un picco massimo di 25A. Queste specifiche sono buone e permettono di usare tranquillamente i motori che monta abbinati a delle 4S. I protocolli supportati sono di shot 600, 300 e 150, oltre a quelli analogici come One Shot, Multishot o PWM, anche se ormai questi sono obsoleti. Ok, a questo punto direi di collegarci su Betaflight per vedere un po' lato software la situazione di questo Twig. Se non avete il configuratore bisogna scaricarlo, vi lascio il link a questa pagina in descrizione. Io Windows quindi scelgo questo. La prima cosa che notiamo è la versione di Betaflight che è una 4.2.3, non proprio la più nuova ma pur sempre una 4.2, quindi con tutte le feature più recenti disponibili. Come vediamo dalla pagina port, questa scheda ci mette a disposizione due UART più una soft serial da usare come riserva. La UART 1 va impostata su Serial RX per la ricevente e la UART 2 su Smart Audio per la VTX. Per micro di queste dimensioni due UART sono sufficienti, una volta che colleghiamo ricevente e Smart Audio non ci serve altro. Passando al tab configurazione, come vediamo la rotazione delle eliche è su props out, tenetela a mente quando le montate. Qui vediamo che il receiver è impostato su serial base del receiver e il protocollo su SBUS. Se usate riceventi FRSky dovete tenerlo in questo modo, per riceventi TBS invece sotto scegliete CRSF. In questo punto RSSI analogico deve rimanere sempre disattivato, sia per riceventi FRSky che TBS. Nel tab receiver verifichiamo che ci sia corrispondenza di movimento con gli stick. Per farlo su questo modello è necessario collegare anche la batteria, perché la sola USB non riesce ad alimentare l'XM Plus. Perfetto, il radiocomando è ok. Se notate che avete i canali invertiti, cambiate Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Per riceventi XM Plus in RSSI Channel è necessario selezionare AUX 12 in modo da visualizzare l'RSSI negli occhiali FPV. Questa impostazione non era stata selezionata, se avete problemi a visualizzare l'RSSI verificate che qui ci sia AUX 12. Passando alle modalità di volo, io ho rimosso quelle stabilizzate, perché per un utente esperto Angle e Horizon non servono. Inoltre ho aggiunto la funzione Prearm che per motivi di sicurezza è essenziale usare, l'ideale è impostare il Prearm sull'interruttore momentaneo. Su SD come sempre BetFPV mette un po' di tutto rendendo lo schermo ricco di informazioni. Io ho semplificato le cose settando il profilo 2 solo con RSSI, carica della batteria, nome modello e allarmi. Per riceventi FRSky assicuratevi che in questo punto sia attivato RSSI, in modo che venga visualizzato un allarme se il valore scende troppo. Da me non era attivato, quindi fate attenzione e attivatelo. Per quanto riguarda la videotrasmittente, la VTX Table era già configurata, ma nel caso vi servisse vi lascio il link al file in descrizione. Su Betaflight abbiamo finito, possiamo uscire. A questo punto non rimane altro che procedere per un test di volo. Come ho detto prima, le batterie ideali per questo drone sono delle 4S con una capacità compresa tra 1000 e 850 mAh. Al momento le uniche 4S che ho a disposizione sono delle 1500 mAh, obiettivamente troppo grandi per un drone da 3 pollici. Per questo test quindi ho ripiegato su delle 3S da 450 mAh, sebbene anche questi lipo non siano ottimali, il volo non è andato poi così tanto male.
Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questo micro vola molto bene. Per quanto riguarda la spinta, anche se usato una 3S, il drone è rimasto allo stesso molto agile, cosa che mi ha anche un po' sorpreso. Sicuramente con una 450 mAh i tempi di volo non sono il massimo, il mio consiglio quindi è scegliere batterie con una capacità maggiore. L'esperienza di volo ricorda molto quella di un 5 pollici e secondo me questo modello è adatto a chi vuole iniziare ma non vorrebbe partire con un drone troppo grande. Per quanto riguarda la componentistica è tutta di buona qualità, sicuramente frame, motori, videocamera e flight controller sono promossi. Qualche dubbio rimane sulla canopy, anche se effettivamente con questo modello non si dovrebbero fare dei crash troppo forti, in ogni caso potete ristamparvela perché sono disponibili file STL. La componente che mi ha convinto di meno è la VTX, che ho trovato un po' debole di segnale. In campo aperto si comporta bene, ma inizia un po' a soffrire con qualche ostacolo intorno. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione del Beta FPV Twig XL. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.